quest'anno abbiamo fatto, credo, un grande salto di qualità, aggregando quasi, cioè no, tutti i comuni appartenenti al territorio di Campofrigno, compreso altri che non, compresi quelli che non avevano partecipato alle edizioni precedenti. Il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare questo frutto del territorio, che questo frutto del territorio che un tempo era fonte di reddito per questi territori, ma oggi non lo è più. Noi stiamo cercando di rivalutare questo frutto di tradizione, arrivando non solo al recupero della vendita e della parte economica del fresco, ma anche dei derivati. Abbiamo avuto il riconoscimento nazionale dell'elenco dei prodotti di tradizione su proposta della Regione Campania, ed è uscita anche sulla Gazzetta Ufficiale che i mandarini dei Campi Flegrei e il mandarinetto sono prodotti di tradizione. Il nostro sforzo è quello quindi di recuperare questi agrumeti residui che ci stanno nel territorio, che in parte sono stati trasformati in altre coltivazioni ed in parte sono stati utilizzati per costruzione sia edilizie normali con licenza ed altre invece anche a molto abusive. Per cui questi campi residui, questi agrumeti residui, si deve cercare di raccoglierli, di dare forza affinché possano essere poi dopo, diciamo, i prodotti possono essere venduti, diciamo, attraverso queste associazioni che andremo in futuro a costituire. La festa del mandarino, oltre al piacere di vederlo crescere, è in effetti un momento saliente della nostra associazione, è l'immagine del mito. Perché? Perché in effetti noi puntiamo a quella che è la rivalutazione dei prodotti agroalimentari del territorio, che però che sono ben sei e non lo sanno neanche i cittadini di questa quest'area della nostra Campania. Ci abbiamo oltre al mandarino naturalmente, che è il prodotto di punta, un po' emblematico del territorio, ma ci abbiamo famosa, perlomeno forse per me, ma non per chi ci abita, oppure per alcuni che ci abitano, le famose fave di Miniscola. Ci abbiamo Miniscola. Poi ci abbiamo i carciofi, che sono quelli dei Campi Flegrei, terra sono anche qui i carciofi di Procida. Ci abbiamo il limone di Procida, ci abbiamo il datterino, quel piccolo e saporitissimo pomodorino, che però prende il nome di cannellino Flegrei, e così via. Quindi è un peccato vedere gli orti disseminati di questi prodotti che non vengono colti, tranne quelli che sono più facilmente acquisibili, e quindi li vogliamo far vivere. Ma il nostro emblema per oggi è il mandarino. Il mandarino è anche un momento che diventa poi un momento di aggregazione, di dialogo con quelle che sono le forze del territorio, cioè gli agricoltori, che sono un po' duretti in verità da smuovere e a far capire bene che tesoro ci hanno nelle mani, ma che non riescono a tesaurizzare convenientemente. Questo è un po' e noi lottiamo per questo. Stiamo convogliando, e lo vedete nei nostri programmi, un po' le forze più vivaci e le scuole, devo dire, sono quelle che partecipano di più. Ci abbiamo danno quello che le loro competenze. Loro, per esempio, con la scuola di Bacoli abbiamo e unendo anche le sinergie di altre realtà come quella del professor Dalisi, con loro faremo un bassorilievo che i ragazzi prepareranno sul design di Dalisi, dedicato ai Campi Flegrei, dedicate alla terra dei Campi Flegrei e ai suoi prodotti. Una delle caratteristiche della campagna vesuviana, la campagna flegrea, insomma la campagna campana, è sempre stata questa forte biodiversità e questa forte capacità di avere dei prodotti di grande qualità. Naturalmente il problema del mandarino
è il problema dell'albicocca vesuviana, il problema delle arance di Rossano, il problema insomma un po' di tutti i frutti e gli, diciamo, e gli ortaggi del sud, ossia per decenni sono state delle, quelle che adesso si dice per usare un termine inglese, delle commodity, cioè erano merce che viaggiava verso il nord Italia, verso i mercati europei, e ci si è poco preoccupati di raccontare la loro storia, di scrivere le loro proprietà, perché si era unici fornitori del mercato. Con il processo di globalizzazione che, diciamo, è arrivato da più di 30 anni, ricordo per esempio il caso della nocciola di Avellino, che era una cultura che si reggeva tutta sulla vendita degli Stati Uniti per il giorno del ringraziamento, che fu dall'oggi al domani messa fuori mercato dalla nocciola turca. È stata, diciamo, un'epopea di cui restano addirittura toponimi molto significativi, in nomi di paesi, di strade, Torre le Nocelle, le Nocelle, eccetera, perché era una cultura che in pochissimi anni è sparita. Quindi per evitare questi rischi servono manifestazioni come questa, e serve soprattutto dare valore a quello che si fa, fare agricoltura di precisione, fare agricoltura che spieghi perché è necessario comprare prodotti che siano tracciabili, dove certe leggi vietano l'uso della chimica, dei prodotti anche che siano etici, che non si basano sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma che danno la giusta retribuzione a chi lavora, e soprattutto prodotti possibilmente anche che siano ecocompatibili con l'ambiente. Quindi è necessario andare in questa direzione. La battaglia dei campi flegrei è una battaglia eroica, perché noi sappiamo che purtroppo dopo il bradisismo c'è stata una colata di cemento, che purtroppo brutto, perché non è che uno sta contro la costruzione in linea di principio, però immagino che negli anni 60 e 70 lo sventramento di Napoli avrebbe lasciato un'altra eredità invece di questi bellissimi palazzi. Quindi voglio dire, purtroppo diciamo c'è da ribadire una vocazione rurale che fanno i produttori di vino, che sta facendo anche Slow Food Campi Flegrei, che sta sempre molto attiva su queste cose. E quindi io il consiglio che mi permetto di dare a livello mediatico è quello di insistere su un solo prodotto, ossia è vero che ci stanno tanti altri prodotti che prima sono stati citati, però ogni zona alla fine diventa famosa per qualche cosa, che poi magari ci sta anche dell'altro, è bene. Per cui siccome il mandarino è un oggetto che soprattutto nella tradizione napoletana vuol dire Natale, vuol dire casa, è un agrume diffuso e molto poliedrico, perché si può usare sia per il salato che per il dolce. Ecco, il mio consiglio è insistere su questo come testa d'ariete mediatica. Per farlo diventare importante serve che crei reddito. Per creare reddito bisogna dargli valore. Per dargli valore bisogna agganciarsi a chi è famoso a livello gastronomico, alle scuole, allo stellato che avete in zona e alle altre realtà che ci stanno, cioè deve diventare una sorta di medaglia che ciascuno deve tenere, una caratterizzazione che ciascuno deve tenere per dimostrare di essere un buon ristoratore e un buon oste. Quindi bisogna spingere e lavorare molto in questa direzione.